Nuovo appuntamento con TRG Plus, buonasera, ben ritrovati con la nostra finestra di approfondimento del TG che stasera si occupa di cultura e università. È proprio di stamane la conferenza stampa di presentazione del progetto, o meglio del nuovo corso di laurea Planet Life Design, corso di laurea magistrale in Interateneo, ovvero promosso congiuntamente dalla Università degli Studi di Perugia e dall'Università della Campania Luigi Vanvitelli, che vedrà coinvolta in particolare come ubicazione la città di Assisi. Di questo progetto formativo e di questo percorso universitario parliamo con il professor Paolo Belardi, che salutiamo e ritroviamo via Skype. Professor Belardi, presidente del corso di laurea in design dell'Università degli Studi di Perugia, vogliamo dire un po' Deus ex machina, coordinatore di questo progetto. Buonasera. Buonasera, buonasera anche a tutti i nostri telespettatori. Allora, professore, sì, innanzitutto ci spieghi come nasce questa idea di un corso interateneo e Planet Life Design, di che cosa si tratterà? Dunque, innanzitutto interateneo perché è un corso di laurea che nasce da un valore prezioso, che è un fondamento del futuro, è l'amicizia, la condivisione fra questi due atenei. Infatti parliamo di due atenei coinvolti, 5 dipartimenti universitari, 13 settori scientifico-disciplinari articolati in 4 laboratori, poi magari possiamo approfondire. Il senso di questo corso di laurea è che è sotto gli occhi di tutti, soprattutto con gli ultimi eventi legati al coronavirus, che il compito del design non è più meramente quello di occuparsi delle merci, dei prodotti, dell'interior, ma è quello di occuparsi della qualità della vita sul pianeta. Questo vuole essere un corso di laurea in positivo e posso dire per esempio che ci sono insegnamenti, cambiamenti climatici, rischio idraulico e protezione dell'ambiente, estetica del paesaggio nella storia del pensiero, psicologia clinica e dinamica, accanto ovviamente a economia circolare e cooperazione internazionale e a corsi curriculari normali del design, ma molto avanzati, molto innovativi. Ne recito alcuni leggendo: eco design per la qualità della vita, design per l'emergenza, architettura zero cubatura, safety fashion design, quindi fashion design non meramente per la moda ma per la sicurezza. Noi crediamo che questo sia non esistono altri corsi di laurea analoghi in tutta Europa, è il primo, è sperimentale, noi l'abbiamo inteso come un corso di laurea speciale e qui mi spiego fino in fondo. Speciale perché è ospitato in una città speciale, Assisi è un landmark a livello internazionale, questo corso di laurea in prospettiva ha la vocazione ambientale internazionale, forse in lingua, ha sede in un palazzo speciale, perché è un palazzo nobiliare del 600, veramente molto bello, Palazzo Bernabei, e offre il piano degli studi speciali di cui ho parlato poc'anzi. Ecco, ricordiamo che rientra nella attività formativa del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, ma mi sembra, come lei ci ha accennato, vada a disegnare l'identikit di un professionista quasi potremmo dire dalle caratteristiche nuove, che si occuperà comunque anche delle nuove emergenze, qualità della vita, ma quando si parla di Planet Life, sostenibilità carattere ovviamente di risorse, di energia, di sviluppo e di idee. Assolutamente sì. Io posso sempre parlare, noi abbiamo progettato questo corso di laurea, potete immaginare, da circa 2 anni e lo stiamo formalizzando adesso ed è di grande attualità chiaramente, perché sappiamo tutti che la pandemia del coronavirus ha riportato al centro il ruolo del progettista. Siamo abbastanza perplessi per il fatto che nella task force non ci fossero architetti e designer, ma il diciamo che le task force ci hanno reso perplessi sotto tanti punti di vista, mi faccia fare questa battuta perché tantissime figure, ma diciamo che non si sono velocizzati i tempi sotto tanti punti, sotto tanti profili, in tanti iter. Però è una battuta, ma purtroppo è così. Una cosa è certa, che noi siamo in un momento di cambiamento epocale e la pandemia del coronavirus è un pretesto di fatto, è un pretesto che ci
obbliga ad accelerare dei processi che erano già in atto, rendere le nostre città più green, più vivibili, più smart e quant'altro. Dovremo fare questo, e in tutto questo il ruolo degli architetti, dei progettisti, dei designer, nella migliore tradizione italiana del disegno pensiero che viene dal lontano Rinascimento, sarà assolutamente centrale. Ci sarà bisogno di pensieri, ci sarà bisogno di invenzioni, e credo che saranno veramente i mestieri del futuro. Ecco, io vorrei approfondire un attimo con lei aspetti legati proprio a questa figura che professionale potrebbe uscire proprio da questo corso di formazione, perché si prospetta appunto un profilo innovativo e versatile con un'ampia apertura multidisciplinare. La scelta di Assisi nasce anche da questo, ma ci sono alcune parole interessanti: città e paesaggio, salute e sicurezza. L'Umbria è la terra delle città d'arte, la terra anche dei paesaggi, ma è una terra in cui anche la cultura della prevenzione è fondamentale, perché purtroppo le calamità spesso si ricordano dell'Umbria e dobbiamo imparare a conviverci. È un po' anche in tutto questo il valore aggiunto per cui nasce da qui questo nuovo corso formativo, da una terra che ha saputo vivere l'emergenza e trasformarla, pensiamo al 97, anche in una nuova opportunità. Forse il 2016 ancora no, però il 97 sì. Assolutamente sì, abbiamo l'ambizione di diventare un modello, abbiamo l'ambizione di tracciare un percorso nuovo, abbiamo l'ambizione di creare una sorta di laboratorio Italia per dare spazio alla creatività dei più giovani. Noi crediamo che tutto questo sia possibile, e non è casuale il fatto che abbiamo scelto una sede che è distante appena 50 metri dalla Basilica Superiore di San Francesco di Assisi, laddove tutto sommato un ciclo pittorico ha cambiato il pensiero dell'umanità. Anche con le figure si può cambiare il pensiero dell'umanità, non soltanto con l'economia. È il pensiero, è l'arte e la cultura che crea l'economia, non viceversa. Certamente, del resto l'Umbria sul piano anche universitario, città che insomma è stata ed è polo anche di richiamo per tanti studenti stranieri, questo ci ha detto è un corso unico a livello europeo. Credo che l'ambizione sia anche quella, con il tempo, di poter diventare riferimento anche per studenti stranieri, non solo italiani. Sì, dicevo prima che in prospettiva la nostra intenzione è che diventi assolutamente un corso di livello internazionale. Stiamo ragionando per il momento assolutamente in lingua italiana. Stiamo parlando di un corso di laurea, questo è importante dirlo ai nostri telespettatori, magistrale. Voi sapete che l'università è articolata in 3+2, qui stiamo parlando di un più 2, cioè di un corso, certo, di laurea, diciamo, magistrale, quindi specialistica, con una specializzazione ben precisa. Quello che posso dire è che, contaminando un dipartimento di ingegneria civile ambientale con un dipartimento di architettura e disegno industriale, che sarebbe l'Università della Campania, tentiamo una strategia che è vecchia come la cultura italiana, cioè mettere insieme arte e scienza. E noi speriamo davvero che possa essere anche un nuovo importante riferimento nel vasto ambito della proposta formativa universitaria che la nostra regione riesce a mettere in campo ogni anno, e che trovi in Assisi una sorta di piccola capitale di questa grande novità. I prossimi step quali saranno, professore? Allora, se posso dire, intanto vorrei dire che ha una numerosità limitata, sono 80 posti disponibili, e ricordo anche che per la parificazione possono iscriversi anche studenti provenienti dalle accademie di belle arti, da ISIA e quant'altro, previa verifica della congruità del percorso formativo. Bene, quindi questa ulteriore versatilità è importante. Prossimi step quali possono essere da qui ai prossimi mesi di questo progetto? Nell'ambito di questo corso di laurea? Esatto. A questo corso di laurea deve partire, partirà adesso col prossimo anno accademico, quindi la nostra intenzione è quella di... C'è una cosa da dire, che questo corso di laurea non prevede la classica tesi di laurea, ma prevede uno stage aziendale, per cui gli studenti, quando dovranno laurearsi, dovranno diciamo mettere le mani in pasta, cioè redigere la propria tesi di laurea a contatto o di un ente o di uno studio professionale o di un'azienda. Questo proprio per avere ricadute precise sia sul mercato del lavoro, sia per garantire un buon job placement.
Certo, grazie professor Belardi, in bocca al lupo per questo e per tanti altri progetti che la vedono in prima linea e a presto, buona serata. Grazie per il coinvolgimento, buona serata. Grazie ovviamente, il nostro appuntamento va in replica, lo ricordiamo, domani alle 13.30 e da domani troverete anche su trgmedia.it sezione video, categoria Plus. È tutto, vi lascio, buona serata, all'appuntamento con Link, il nostro talk show di attualità stasera con la presenza dei due sindaci di Gubbio e Gualdo Tadino. Buon proseguimento con TRG.